è possibile, denuncia, allora, che... non è possibile licenziare 7 dipendenti sulla base di un preannuncio mediatico fatto ancor prima che iniziassero i procedimenti disciplinari. Questo procedimento disciplinare, che poi ha conseguito il licenziamento, l'amministrazione si è avvalso, l'ufficio disciplinare si è avvalso di uno un professore preparatissimo, stimato, giustificandolo proprio a causa della complessità della questione. Quando poi sono arrivati i licenziamenti, questi dicono che non era più complesso. Allora, se non era più complesso, non si giustifica le consulenze, che tra l'altro avevamo in azienda anche 2 avvocati. Ma nel merito della questione, noi abbiamo un dato, 850 persone nella stessa nostra posizione. Ma la cosa più scandalosa, la cosa più che fa scandalo, ci devono spiegare come abbiano fatto ad evadere ogni tipo di controllo e l'amministrazione non se ne sia accorto sul fatto che 101 tra primari, professori, docenti e personale dirigenza non hanno marcato il cartellino da almeno 3 anni. E hanno poi, anche se poi il regolamento era lo stesso che riguardava sull'uso dell'orario di lavoro, era uguale per tutti, è il regolamento della delibera numero 1030 di novembre 2014. E l'orario di lavoro era stabilizzato come principio per tutti i dipendenti della pubblica amministrazione. Infatti quel decreto, questo te lo do, quel decreto nasce sulla base delle circolari del commissario di governo. Sono 3 circolari. L'amministrazione ne prende atto e non dice poi niente, che se non marcava. Lo fanno soltanto dopo che hanno saputo di questo esposto presentato in procura, fanno una delibera successiva all'esposto, che è quello del 25/11/2015, cioè esattamente dopo 10 giorni che qualcuno aveva fatto uscire fuori questa presentazione. Ma la cosa grave, dove si vede che si vogliono sanare i professori, è nell'allegato della stipula di convenzione, dove il professore Tomasetti non l'ha voluto sottoscrivere, guarda, non lo... e dice, in questo tipo dice: l'attestazione delle presenze in un qualsiasi presenza comprensiva altresì degli spostamenti necessari al trasferimento dei presidi, cioè parlano che possono autocertificare, che possono firmare sui registri, che non è consentito. Allora, scusate, fatemi capire una cosa: la rilevazione delle presenze è un mezzo meccanico informatico e le normative sono specifiche, lo si riconosce solo attraverso l'uso della... Allora, questi professori, in questi 3 anni, ce n'è qualcuno che è consulente della Procura della Repubblica di Salerno. Mi devono spiegare come mai hanno iniziato a marcare il cartellino a novembre 2015 ed adesso tutti marcano dopo l'esposto, e questi professori come hanno fatto poi a giustificare? Dobbiamo andare a vedere come è stato fatto per pagare l'INAIL, se non ci sta il dato di presenza, la tracciabilità della presenza, come hanno pagato l'INAIL? E dobbiamo verificare se in questi tempi questa gente è andata in convegni, si è andato per vacanze e hanno poi di fatto l'azienda ospedaliera ha pagato le ore di assistenza, non essendoci una rilevazione del dato, ha pagato ugualmente nonostante fossero in ferie, in vacanze e compagnia bene. Allora, premesso che io non mi sono mai sottratto da ogni prima, durante e dopo ho fatto la mia attività sindacale, qua abbiamo degli amministratori che ci sono, in cui per fatti molto precedenti, che sono indagati dalla Procura di Salerno, e sembra quasi, vi faccio una battuta veloce, oggi si stanno masturbando il cervello a causa delle responsabilità del dirigente. Ma le responsabilità del dirigente che ha omesso la vigilanza e il controllo è una normativa legislativa dove si doveva vincere, c'era e c'è stata già. Quindi questo è un, diciamo, a Ruggi è successo questo, praticamente scatta l'indagine e tutti alla caccia del capro espiatorio. Però di fatto, nel merito di queste cose qua, la Guardia di Finanza, dei professori, come ne abbiamo, nessuno dei collaboratori, per cui vi è stata anche la possibilità, e poi lo andremo a accertare, se gli operatori della Guardia di Finanza che hanno fatto il loro lavoro, praticamente, ma di conseguenza se hanno omesso una collaborazione offerta dall'amministrazione, che non può essere in senso unidirezionale, ma deve essere in senso complessivo, dovevi dire,
Guarda comandante, che qua ci stanno 100 professori che non marcano i cartellini, primari facendo i funzioni, che da 6 anni non vi è una rotatoria, sono sempre gli stessi, e non marcavano il cartellino da ben 2 anni e mezzo, lo hanno incominciato a fare soltanto dopo, a maggio del 2015, cioè quando hanno avuto... Lei dice che c'era pure il caso di qualche altro dipendente. Allora, scusa, io non vado ad accusare nessun dipendente, ma qua noi abbiamo dei casi in cui l'amministrazione e chi doveva controllare non si è accorti che un dipendente, 3 dipendenti, non andavano a lavorare da 4 mesi, e stiamo nel periodo in corso delle indagini. Alla fine, dopo che è andato via la guardia di finanza, mentre prima lo acclatavano, e erano gli stessi che lo scrivevano, di una giustificata presenza, dopo che sono andato via la guardia di finanza ad ottobre, fanno delle delibere sanatorie, eccola qua, io parlo qua, pigliate la ripresa, ecco, noi, delle delibere sanatorie, ma io questo lo dico perché agli atti pubblici della questione, eccola qua, mi perdoni. Eccolo qua, prendetevi la delibera, l'ho pure sottolineata, e dico che c'è stata una disfunzione organizzativa da parte degli uffici al rinvenimento dei documenti. Mentre prima avevano detto, guardate, ufficio preventivo assente ha comunicato al direttore dell'ortopedia che il primario aveva già comunicato l'assenza di queste persone. Poi dicono che siccome era irreperibile, siccome non ci stavano giustifiche, come dicono bene, però nel frattempo ce ne pagati i stipendi, poi l'hanno ritirato gli stipendi e fanno una delibera a sanatorio ora per allora. Ma si può mai consentire una delibera di recupero delle 4 amministrazioni? Allora, ecco qua, dove lo sia, ritenuto di provvedere ora per allora alla concessione del dipendente, cioè questi da febbraio non andavano, per cui si presume che l'autorizzazione si fosse arrivata a gennaio, giusto? Sì. Gli concedete l'aspettativa dopo aver detto che non c'era niente agli atti, l'avete rinnovata a ottobre, cacciate fuori l'autorizzazione ufficiale che gli avete dato l'aspettativa. Poi fanno una delibera sanatoria in questo contesto, delibera sanatoria, e dicono: guardate, ci siamo sbagliati, abbiamo ritrovato i documenti perché il nostro ufficio è disorganizzato. Io non dico più niente.